I carabinieri di Fiano hanno effettuato un'importante operazione contro la produzione e la vendita di sostanze stupefacenti, denunciando una vedova di 68 anni sui due figli conviventi, rispettivamente di 28 e 38 anni. L'operazione si è svolta a Cafasse, dove è stata scoperta un'attività di coltivazione artigianale di marijuana all'interno di un sottotetto di un'abitazione disabitata, confinante con la residenza della famiglia indagata. La piantagione, che si estendeva su un'area di circa 70 metri quadrati, era in funzione dal mese di maggio 2023. E conteneva ben 158 piante di marijuana, ciascuno con un'altezza compresa tra i 90 e i 130 centimetri. Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato 110 grammi di marijuana essiccata, 6 grammi suddivisi in tre dosi, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi. Inoltre è stata anche trovata una pistola. La pistola sequestrata verrà mandata ai militari del RIS di Parma per gli accertamenti dattiloscopici e balistici.